Rock satanico, ovvero croci rovesciate, messe nere a tempo di musica, messaggi nascosti che invitano alla droga e all'adorazione del diavolo. Verità o fantasia? Tutto è cominciato negli anni 60 con i Beatles. Furono proprio loro a lanciare questa moda nel 1967, raffigurando sulla copertina del loro album Sgt. Pepper il volto di Aleister Crowley, occultista inglese e principale ispiratore dei satanisti contemporanei. Furono gli stessi Beatles a sperimentare per primi la tecnica dei messaggi nascosti. Si tratta di voci che si possono scoprire soltanto facendo girare il disco al rovescio. Un esempio classico è contenuto nell'album bianco dei Beatles del 1968. In un certo punto del disco, nella canzone Revolution 9, compare una voce misteriosa. Number 9, number 9, number 9. Facendo girare il disco al contrario, si ottiene un messaggio dal sapore necrofilo. Eccitami, uomo morto. Dopo i Beatles, molti altri gruppi hanno fatto uso di questi messaggi nascosti. Tra questi ci sono i Queen, che hanno inserito un messaggio rovesciato all'inizio della canzone One Vision, dall'album A Kind of Magic. Sembrano dei suoni senza senso, ma facendo girare il disco al rovescio si scopre il messaggio nascosto, che dice: «Mio dolce Satana, io ho visto il sabba». Talvolta questi messaggi sono soltanto scherzi, provocazioni o trovate pubblicitarie, ma in qualche altro caso i messaggi assumono l'aspetto di veri e propri rituali esoterici, che si celebrano attraverso la musica. Il fatto di parlare al contrario non è casuale. I satanisti infatti sono soliti recitare al rovescio le preghiere. Un caso emblematico è quello della canzone Prayer, del gruppo Christian Death, dove compare al dritto uno strano coro registrato al contrario. Facendo girare il disco al contrario, si ottiene la recitazione del Padre Nostro cattolico, dal quale sono state tagliate le ultime due frasi: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Sulla copertina del quarto album dei Led Zeppelin compare un misterioso simbolo. Si tratta di un segno utilizzato comunemente per comunicare con il diavolo. E non a caso nello stesso disco troviamo un messaggio nascosto, nella canzone Stairway to Heaven. Rovesciando il disco, la stessa voce pronuncia un'invocazione al diavolo. Ecco il mio dolce Satana, la cui piccola via non mi renderà triste e della quale il potere è Satana. Egli darà il progresso, dandoti il 666. Un altro cantante che ha fatto uso di messaggi nascosti è Prince. Nella canzone Darling Nikki, dall'album Purple Rain, è contenuto questo strano coro rovesciato. Al contrario, lo stesso coro pronuncia un messaggio molto chiaro. Ciao, come stai? Sto bene, perché so che il Signore arriverà presto. In questo caso, il nome del Signore pronunciato al contrario, a chi si riferisce? Hello, how are you? Yeah.
Troviamo un messaggio nascosto anche nella canzone Act of Contrition della cantante Madonna. Si ascolta la recitazione di una preghiera cattolica, l'atto di dolore, con un coro rovesciato in sottofondo. Facendo girare il disco al contrario, si ottiene un coro che dice: è come una preghiera, la tua voce può portarmi lì. Un caso decisamente curioso è quello legato al disco Miserere del cantante italiano Zucchero. Al termine di questo album, dopo una lunga pausa di silenzio, compare una voce misteriosa che recita una frase altrettanto enigmatica. A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo. Facendo girare il disco al contrario, si ottengono dei suoni confusi e tra questi suoni sembrano emergere delle parole. Zucchero ha dichiarato di non essere assolutamente responsabile dell'inserimento di questo messaggio, anche perché lui, al contrario di molti altri cantanti, non ha mai avuto nulla a che fare con la droga, e tantomeno con i satanisti. Secondo Zucchero, il presunto messaggio di Miserere potrebbe essere il frutto di un effetto fonetico del tutto casuale.